rimettere al centro il lavoro che manca, il lavoro che non c'è, e tutelare il lavoro che c'è e che purtroppo se ne sta andando. L'articolo 4 nasce per questo, per garantire il diritto al lavoro. Noi cercheremo di mettere una piccola bandierina ovunque c'è una crisi, una vertenza, una difficoltà, ci saremo noi. E questo è il nostro punto fondamentale, lo abbiamo messo nello statuto. Speriamo di riuscire a portare qualche piccola goccia in questo deserto drammatico che è la disoccupazione giovanile, non so. Ovviamente non essendo un partito che esce dal voto, in questo momento appoggiamo Crocetta, ma non siamo nella coalizione. Vedremo che succederà nei prossimi giorni. Nel bilancio 6 su 6 hanno votato il bilancio, siamo stati attenti, puntuali, leali e corretti. A Catania non ci sono vincoli di coalizione, considerato che non siamo, però ovviamente avevamo avviato un ragionamento serio con un candidato, ascolteremo gli altri candidati e tra 3, 4, 5 giorni decideremo da farsi con chi apparentare alla nostra lista. Questo elettorato ha votato non più di 6 mesi fa Crocetta, che era di sinistra e alternativo, senza perdere nessun voto, c'è una buona parte di questo elettorato, quindi non penso assolutamente che sia un problema di centrodestra o di centrosinistra, c'è da stare con la città e con i cittadini. Noi come movimento siamo né di destra né di sinistra, vogliamo stare con la gente in punta di piedi e dare un contributo, e questa volta non abbiamo alibi, non abbiamo nessuno sopra di noi, proprio per le cose che lei diceva prima. Se saremo bravi certamente andremo avanti, se non saremo bravi vuol dire che gli altri avevano ragione e quindi eravamo noi che stavamo male e che eravamo nati male. Se articolo 4 nasceva un anno fa avremmo certamente messo il nostro candidato. Oggi abbiamo l'umiltà di capire che questo non è possibile, dovremmo scegliere tra tre candidati, il professore Caserta, il senatore Bianchi e l'onorevole Stancanelli, e lo faremo con la convinzione e con l'obiettività che deriva da un gruppo da poco nato, ma soprattutto con la certezza di fare il bene della città.